Tutto è pronto per la Festa della Musica 2019 della Città dei Fiori. Assessore Sindoni, questo grande evento rispecchia le sue aspettative in ambito turistico? Turistico non lo so, e secondo me potrà sicuramente apportare qualcosa. Rispecchia la mia idea di città della musica. Pensare a una 3 giorni così importanti di musica, dove vengono coinvolte ovviamente con la collaborazione di Sanremo On, e quindi il pubblico e il privato che collaborano per realizzare una 3 giorni di musica importante come questa, secondo me è una cosa molto importante. Come dico sempre, mi piacerebbe, ma non so se ci riuscirò, trasformare la festa nella città della musica, perché Sanremo ha un nome, un brand, come si usa oggi dire, molto importante. Sono già al colloquio e operativo con gli uffici, perché voi poi sapete che gli aspetti burocratici ed economici contano tanto. Non so se riuscirò a farlo, ma poco alla volta, con impegno e tanta umiltà e con l'aiuto di queste associazioni, cercheremo di trasformarla in quel senso. Non domani, non quest'estate, ma presto vedrete, spero, i frutti di questo lavoro. L'evento taglierà ufficialmente il nastro dell'estate sanremese. Quali sono i suoi obiettivi per la nuova stagione? L'estate, voi sapete che la programmazione estiva viene fatta in epoca precedente, raccoglierò i frutti di chi mi ha preceduto, e sono dei bei frutti. Penso ad agosto alla Coppa dei Dragoni, dello Yacht Club, che attirerà moltissimi investimenti, quelli che sono i fuochi pirotecnici. Cioè, lì non potrò intervenire io, prenderò atto e andrò a tagliare dei nastri e a partecipare alle manifestazioni. La mia idea di città è quella, oltre a seguire quegli eventi che già esistono importanti come il festival, è dare ricchezza alla città stessa con intrattenimenti che vanno collegati con gli eventi che per portare i turisti in città.